Professor Conte è arrivato in taxi dove i taxi non possono arrivare al Quirinale, quindi molto semplicemente aveva annunciato che sarebbe arrivato con un taxi. Questa, diciamo così, sono gli aspetti anche coloriti, sono le cose di cui appunto, vedete, stiamo parlando noi, di cui si parla, però sono le cose terribilmente irrilevanti. Sì, non lo fa il Sole 24 Ore, che è il quotidiano della Confindustria, ma lo fanno altri quotidiani, parlano direttamente di Confindustria all'opposizione, nel senso che ha un tono molto critico e quindi insomma si può sintetizzare all'opposizione, ma il rilievo poi, diciamo, centrale fatto dal Presidente Confindustria è: sì, vabbè, ci sono tutte le promesse, ma dove sono le coperture, cioè dove sono i soldi? Rilievo corretto, ma solo fino a un certo punto. Ragazzi, le coperture ci sono. Non è inutile che ci giriamo attorno, perché se tu sposti il deficit programmato per il 2019 dallo 0,8% al 2,5%, c'è la copertura per fare il reddito di cittadinanza e almeno la partenza della flat tax, che poi non è una flat perché c'ha due aliquote, ma ce ne occuperemo un'altra volta. Il punto è che se l'Italia alla chiusura dell'operazione di facilitazione monetaria da parte della Banca Centrale Europea va dallo 0,8 programmato al 2,5 di deficit, trova le coperture per le promesse elettorali, ma distrugge la credibilità della Banca Centrale Europea e del suo presidente Mario Draghi, e ne esce un'Italia assai più indebolita nel rapporto con gli altri paesi dell'Unione Europea. Questo è quello che dicevo prima, occhio, non basta dire io resto, cioè mi invita a casa sua Pierluigi e poi dico no, io resto volentieri, bisogna vedere se gli altri mi tengono, perché se quello è il modo di coprire le spese ci saranno problemi seri. Cioè è inutile che ci prendono in giro, l'alleanza è finita di centrodestra. Si fanno nei giornali, leggo, dice, ma anche nel passato la Forza Italia ha votato a favore e la Lega contro governi come quelli di Monti o quelli di Letta. È mica la stessa cosa, perché non era il governo di Forza Italia, questo è il governo della Lega. Se un alleato vota contro il governo di un alleato è segno che non sono più alleati. Cioè c'è un limite anche all'affabulazione e quell'alleanza lì non c'è più.